Dopo la votazione per quanto riguarda la legge di stabilità, lei dichiarò che Crocetta doveva o governare o dimettersi. Alla luce di quanto sta accadendo per la riforma delle province, cosa dice adesso? Noi diciamo a Crocetta, visto che tutto il mondo in Sicilia, quello tecnico, quello professionale, quello sindacale, persino la Chiesa cattolica ha preso una posizione di forte contrasto nei confronti di questa fantomatica riforma delle province, ne prenda atto. Il governatore in questi giorni, sconfitto in Parlamento su alcuni articoli di quel disegno di legge, minaccia le dimissioni. Un governatore non può minacciare le dimissioni e il tutti a casa per poter trovare consenso, ma deve cercare la convergenza di tutti i gruppi parlamentari, rinunciando a qualcosa, accostandosi all'ascolto degli altri, rendendosi conto che questa riforma non farà altro che aumentare i costi, creare disordine sul territorio e togliere a 4 milioni di siciliani il diritto di andare a votare. Non mi sembra davvero una riforma innovativa. Ecco perché noi del centrodestra abbiamo detto con chiarezza al governatore: fermiamoci, basta con gli annunci, basta col protagonismo, maggiore senso di responsabilità. Le riforme servono soltanto se migliorano le condizioni del territorio e istituzionali in termini di efficienza, in termini di servizi, in termini di qualità, in termini di crescita e, mi lasci dire, in termini di partecipazione democratica. A novembre lei parlò della nascita di un nuovo soggetto politico, un partito, un movimento. A che punto siamo? Noi stiamo tentando di mettere assieme la destra di Alleanza Nazionale che Gianfranco Fini ha polverizzato. Questo processo dovrebbe concludersi nelle prossime settimane. Se l'obiettivo non fosse raggiunto, noi faremo delle scelte all'interno del centrodestra per continuare a far valere la forza e la ragione delle nostre idee. Ma credo che ormai la ricomposizione della geografia politica in Italia tende a sempre più a privilegiare l'aggregazione, quindi i due poli e purtroppo all'interno dei due poli i due maggiori partiti, il che impone alle forze politiche minori la necessità e la capacità di adattarsi a questo mutato contesto di geografia politica.